Buongiorno a tutti, Anolit chiama Pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli. Al mio fianco, dopo aver conseguito la cintura nera nella terribile arte del locutogemmi, il dottor Tommaso Pratese. Ciao a tutti. Oggi parleremo delle alzate laterali, un must quando si tratta di parlare dell'allenamento delle nostre spalle. Come sempre, quali sono i punti fondamentali di questo esercizio? Prima di tutto trovare una posizione stabile, poi effettuare un movimento circolare con le nostre braccia e per ultimo evitare il cheating. Eccoci qua a grande richiesta a parlare delle alzate laterali. Questo è un esercizio a cui io tengo veramente tanto, perché negli ultimi anni, un po' a causa di quella che è stata tutta la grande corrente di medicalizzazione del fitness, le alzate laterali sono passate un po' per un esercizio inutile, dall'altro lato come esercizio anche potenzialmente dannoso. In realtà, su soggetti che non hanno una grande genetica per quanto riguarda lo sviluppo dei loro deltoidi, dalle alzate laterali non si può e non si deve prescindere. Con le debite accortezze a livello esecutivo, queste infatti diventano spesso e volentieri anche più importanti di esercizi celebri e ritenuti fondamentali, come ad esempio il military o le distensioni sopra la testa. Tutto sta nel fare le cose nel modo giusto e nel comprendere quello che stiamo facendo. Ora, il problema più grosso che si ha con questo esercizio, con le alzate laterali, nella fattispecie con i manubri, con i cavi, cambiano molte cose, ma questo lo affronteremo in un altro video, è che si ha una curva della resistenza che è totalmente opposta a quella della forza muscolare. Questo perché? Perché se il deltoide laterale in questa posizione è debole perché è fortemente accorciato, noi abbiamo un carico che è zero in basso ed è massimo in alto, per cui abbiamo il massimo carico quando il deltoide è debole. E questo ovviamente crea dei problemi, perché noi lavoriamo anzitutto solamente la parte finale del ROM e poi facciamo fatica a creare un sovraccarico effettivo proprio per questa divergenza fra la curva della resistenza e la curva della forza. Ma come ho detto poco fa, le alzate laterali a fronte di questo difetto hanno tutta una serie di grossi vantaggi. In primis il fatto è che si tratta di un esercizio il cui stress sistemico complessivo è minimo. Nessuno si sovrallena facendo alzate laterali, le potete fare anche 3-4 volte a settimana, non succede nulla. Mentre al contrario, lo stress metabolico localizzato sul muscolo è molto elevato e si vanno a targetizzare i fasci laterali del deltoide, che hanno l'inserzione sulla tuberosità deltoidea e l'origine sull'acromion, che altrimenti possono essere raggiunti e stimolati solamente con pochi altri esercizi e vengono veramente sottostimolati in tutti i movimenti di distensione, al contrario di quello che pensano molti. Per cui l'alzata laterale è un esercizio che deve avere un posto in un programma di bodybuilding che si rispetti. L'importante è farla in maniera giusta e sapere che se non si hanno a disposizione dei cavi dove la curva della resistenza è diversa e questo ci permette di lavorare il deltoide laterale anche in quella porzione di ROM dove è maggiormente allungato, se si hanno a disposizione solamente dei manubri, bisogna avere delle piccole accortezze che poi avremo in un altro video per far sì che il lavoro sia su tutto il ROM del deltoide e vi sia un'ipertrofia conseguente. Ora, qual è dal punto di vista esecutivo dell'alzata laterale il problema più grosso, quello che spesso si vede fare in palestra? Quello che si nota è un eccessivo coinvolgimento del trapezio, perché molte persone, soprattutto quelli che tendenzialmente sono un po' trapezoidali, magari hanno la clavicola un po' stretta, tendono a far iniziare il movimento con una scrollata di questo tipo, che fa sì che il trapezio, contraendosi per primo, diventi un pochino il prime mover, diventi il protagonista dell'esercizio. Ora vedremo un'esecuzione che ci permette di bypassare questo problema. La seconda problematica, che si nota tantissimo, vi basta andare alle 18 in una qualunque palestra in Italia per notarlo, è l'eccessivo uso del cheating. Le alzate laterali sono uno degli esercizi dove, appunto, come vi ho detto, la curva della resistenza non è appropriata a quella della forza muscolare.
Molte persone, inconsciamente, pur non sapendolo, cercano di bypassare questo problema con del cheating. Ora, in certi casi anche qui, un minimo di cheating può essere accettabile su un atleta avanzato che sa quello che sta facendo. Ma quando si vedono magari alzate laterali con 8 kg e persone che utilizzano anche i polpacci, perché a volte si vedono cose di questo tipo, beh, non è assolutamente un qualcosa di produttivo per lo scopo che abbiamo, ovvero quello di far crescere i nostri deltoidi laterali. Per cui adesso vedremo come bypassare questi due problemi. Tommaso non è appoggiato a una panca semplicemente perché si sta riposando, ma perché questa serve a risolvere il secondo dei problemi di cui vi ho parlato, ovvero il cheating. Se noi stiamo con il petto poggiato su una panca, non possiamo fare quello che gli americani chiamerebbero body English, siamo assolutamente bloccati e non possiamo rubare nulla. Il primo punto invece, quello della forte attivazione del trapezio, è un pochino più complesso da risolvere. E qui si va proprio nello specifico dell'esecuzione di questo esercizio, che non è affatto banale. Non si tratta solo di prendere due manubri e lanciarli per aria ai lati nella speranza che accada qualcosa, ma bisogna avere piena coscienza di quello che facciamo e soprattutto dobbiamo settarci in maniera corretta. Allora, il trapezio attacca i fasci superiori del trapezio, che sono poi quelli principalmente responsabili dell'elevazione, attacca sulla clavicola. Per questo motivo, se noi lavoriamo in un'alzata laterale sul piano frontale, ovvero con i manubri arrossi lati, beh, il trapezio si ritrova molto favorito nella sua azione. Se noi invece ci andiamo a spostare su quello che è il piano scapolare, ovvero 30 gradi di inclinazione rispetto al piano frontale, noi ci troviamo in una condizione in cui i fasci laterali, resta un attimo qui Tommy, i fasci laterali puntano perfettamente rispetto al soffitto, per cui sono quelli che subiscono la maggiore tensione. Il trapezio ha una linea di trazione leggermente più svantaggiosa, ma anzi viene coinvolto anche il fascio inferiore del trapezio che deve stabilizzare la spalla, per cui c'è un'attivazione dei trapezi molto più naturale. E questo ci permette anche di avere quel naturale movimento della scapola, ovvero una rotazione verso l'alto, un lieve tilt posteriore e un'abduzione rispetto alle coste, che garantisce anche il massimo sviluppo dell'azione muscolare dei fasci del deltoide che noi vogliamo attivare. Per cui, prima cosa, ci settiamo poggiati con il petto sulla panca e andiamo a lavorare sul piano scapolare, ovvero con le braccia leggermente in avanti rispetto al corpo. La seconda cosa che noi andiamo a fare è quella di cominciare il movimento spingendo verso il basso. L'idea è quasi di allungare più possibile le braccia verso il basso. Da qui, quello che si fa non è pensare ad andare verso l'alto, ma andare verso l'esterno. L'idea è quella di andare verso l'esterno, fino ad un certo punto in cui risulterà impossibile andare ancora verso l'esterno. Allora, con l'idea di avere il peso non tanto nella mano, sebbene la presa dovrà rimanere salda, l'idea è di avere il peso sul polso, come se aveste quasi una fascia che vi lega al polso, e a questo punto si raggiungono gli ultimi centimetri di contrazione. Ma a questo punto, grazie all'azione congiunta anche del serrato e di tutti i muscoli che ruotano la scapola, voi non finirete il movimento con un avvicinamento delle scapole, cosa questa che favorisce tantissimo l'azione del trapezio, ma l'avete bypassato in gran parte. Il trapezio lavorerà principalmente come stabilizzatore della scapola nella sua rotazione verso l'alto e il lavoro sarà in gran parte sul deltoide. Ora, siccome qui si lavora principalmente in contrazione, se riuscite, quando arrivate in alto, mantenete un secondo la contrazione. E quando scendete, non fate mai che il carico finisca per essere allineato con l'articolazione, perché lì non abbiamo alcun tipo di tensione muscolare. Partite sempre da qui. Ok? Massima concentrazione. Un'altra cosa importante che nessuno dice mai, nella parte finale, quella più difficoltosa, perché come vi ho detto, curva della forza muscolare e curva della resistenza non corrispondono, tenete i piedi ben puntati sul pavimento. Lui potrebbe stare anche con le ginocchia appoggiate sulla panca, come a volte si vede fare, ma preferisco mille volte che stia con i piedi sul pavimento, perché in questa fase, quando state per chiudere il movimento, spingere con forza i piedi col pavimento vi darà un input neurale per superare gli ultimi gradi di movimento e sono quelli più duri. Prova un attimo, Tommy.
Senti la differenza? Spingi verso il basso, il movimento è quasi circolare, si va verso il basso, verso l'esterno e poi verso l'alto nell'ultima parte di movimento. Come se voi aveste due pareti su un binario che dovete allontanare col movimento delle vostre braccia. Arrivate ad un certo punto in cui non è più possibile andare verso l'esterno, per cui l'ultima parte andate verso l'alto immaginando di avere un carico legato qui al polso. Senti la contrazione nella parte finale, Tommy? Questo, molto bene ancora. Piedi in quest'ultima parte, per cui è proprio l'idea di fare un semicerchio verso l'esterno. Mantenete sempre la tensione in questo esercizio, ragazzi. Qui il focus è assolutamente interno. Qui dovete veramente pensare al vostro deltoide che prende fuoco. Ancora. Ok. Stop, posa pure i manubri. Come vedete, non ci sono slanci, non ci sono strappi, non ci sono movimenti del corpo inconsulti. Questa è l'esecuzione base da cui partire quando ci si approccia all'alzata laterale. Come ho detto prima, solamente questo tipo di esecuzione, per quanto valida, per quanto interessante per stimolare il deltoide, non è sufficiente per un'ipertrofia a 360 gradi. In un prossimo video vedremo tutta una serie di variazioni, senza l'utilizzo dei cavi, ma semplicemente utilizzando i manubri, per andare a stimolare il deltoide laterale lungo quello che è tutto il suo ROM. Spero che il video vi sia piaciuto, che gli input che vi abbiamo dato vi possano essere utili per i vostri allenamenti in futuro. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete like ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!